Allora, parto subito dicendo che questa idea l'ho rubata a Seekwolf, quindi potete andare benissimo sotto i video di Seekwolf, sotto i post Seekwolf, nei direct, a dirgli che gli ho rubato l'idea, ma ho visto un video in cui parlava di Messi e della possibilità di vincere con l'Argentina e avevo capito che questa domanda era arrivata da un suo fan su Instagram, quindi ho fatto la stessa cosa. Ho detto fatemi una domanda, la domanda più bella e interessante, la prenderò e ci farò un video completamente dedicato sopra. Quindi questa è l'idea, semplice, basilare. E sono rimasto contento di quello che è arrivato da parte vostra perché ci sono state davvero tante, tante, tante domande, ma una su tutte l'ho trovata assolutamente interessantissima ed è proprio quella che andremo ad analizzare all'interno di questo video. Prima di cominciare, vi invito a lasciare un mi piace. Cerchiamo di arrivare almeno a 600 mi piace per questo video perché voglio capire se vi può interessare una tipologia di serie come questa e quindi andate anche a seguire i miei social network, soprattutto Instagram, perché il prossimo sondaggio per la prossima domanda potrebbe essere proprio la vostra domanda. Quindi 600 like a questo video e il follow su Instagram. Queste sono le due cose essenziali prima di iniziare a parlare di calciomercato. La domanda è la seguente e me la fa Carmelo Palazzo. Una Juventus 2020-2021 immaginaria con giocatori che compreresti senza contare bilanci e cose varie. Ecco, io faccio fatica a non contare i bilanci, però quando ho letto questa domanda mi sono detto, wow, io che Juventus andrei a costruire? Cioè, se io avessi veramente la possibilità di scegliere la campagna acquisti della Juventus, che cosa andrei a fare? Quindi i bilanci non li ho proprio presi in considerazione, anzi sì, ho preso più che altro i valori, andrete a vedere che questi valori, questi soldi che dovrebbe sborsare la Juventus sono assolutamente follia, che quindi questo effettivamente non accadrà. Ho quindi un po' barato, diciamo che questa domanda l'ho presa, l'ho rielaborata e mi sono soltanto permesso di avere la libertà di pompare e di spendere tanti soldi con valori presi assolutamente da Transfermarkt. Io non riesco mai a pronunciarlo, Transfermarkt. Non lo so come si dica, comunque il link è qui sotto in descrizione anche di questo. Sicuramente è il miglior sito più affidabile per quanto riguarda i valori dei giocatori, anche se anche qua io me li sono andati a vedere. Non penso che corrispondano tutti a vero, ma da qualcosa bisognava pur partire per costruire la Juventus dei sogni, no? La Juventus formato Luca Toselli. Quindi ovviamente il prossimo anno in panchina non ci sarà Sarri, ci sarò io. Io farò il mercato, io farò l'allenatore, volendo io farò anche il giocatore. Queste sono proprio tutte cose che il prossimo anno farò tutte io. Quindi non vi preoccupate, il prossimo anno triplete assicurato. E anche europeo, perché sarò anche cittadino dell'Italia. Come mi sono mosso? Ho pensato a una formazione ideale, quindi i primi 11, poi a 11 panchinari e sostanzialmente sono andato a capire chi poteva essere in ingresso, chi poteva essere in uscita, e alla fine mi sono ritrovato pressappoco con lo stesso numero di giocatori in ingresso e in uscita. Poi ho fatto i conti, ho tirato una linea e ho detto: bene, questo è quanto guadagniamo dalle cessioni, questo è quanto spendiamo con gli acquisti. Piano prima di essere distrutto qui sotto nei commenti. Io so benissimo che questo non è il modo di fare calciomercato. Non si fa così, non si ragiona così, non si fanno le addizioni così, non si mettono le cose così. Però è anche vero che mi hanno detto: non pensare a bilanci, robe del genere. Pensa alla tua Juventus, quella che vorresti vedere sul campo. È immaginaria, è un gioco, questo è un fottutissimo gioco. Quindi non funziona così, dimenticate che possa funzionare così. L'ho fatto soltanto per rispondere a una domanda che mi sembrava interessante e per passare una ventina di minuti interessanti anche tra di noi. Ora che vi ho messo tutte le cose in chiaro, possiamo iniziare e andare a vedere un po' quali sono questi giocatori che vorrei avere all'interno della mia Juventus. Ve lo dico subito, il modulo è 4-3-3 o 4-3-1-2. A seconda della situazione di gioco, con giocatori che comunque non cambiano, sono sempre gli stessi 11 di partenza. Dai, ovviamente non è che sono andato a prendere tutti i giocatori top mondiali e li ho messi dentro, ho cercato di mantenere anche l'identità della Juventus, quindi di fare un mercato abbastanza contenuto con 6, 7, 8 acquisti, 6, 7, 8 cessioni, non di più, e mantenere quello che è lo scheletro originale della squadra. Quindi in porta ho voluto lasciare Szczęsny, semplicemente perché credo che sia un portiere anche molto sottovalutato e che è perfetto per quanto riguarda la Juve. Lui è inserito correttamente, è qua con noi da anni, ha accettato di fare il secondo Buffon, ha accettato di fare il primo di Buffon, è lì, lasciamolo lì. Io sono contentissimo di Szczęsny e voglio che difenda i pali della mia Juventus anche per il prossimo anno, anche se sarò io l'allenatore. Se sarò io l'allenatore, vi prometto che Szczęsny sarà il portiere della Juventus il prossimo anno. Szczęsny che fa sia portiere che allenatore, tutto fa lui. Come terzino di destra ho cercato di cambiare, perché Danilo è sì un giocatore che ho sempre detto ci può stare, ma penso più come riserva, e serve sicuramente un giocatore in grado di garantire il livello internazionale anche in quel ruolo lì. Ho
Un solo giocatore mi è venuto in mente, e ve lo dico subito, costa 99 milioni di euro. È il terzino destro del Liverpool, Alexander-Arnold. Io so benissimo che questo è un colpo assolutamente impossibile, perché il Liverpool non lo venderà mai, perché la Juventus non spenderà mai 99 milioni di euro per un terzino, perché è un giocatore incedibile, di fama internazionale, anzi di fama mondiale. Ma se possiamo fantasticare e giocare, io sulla corsia di destra Juventus voglio lui, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro. In difesa i due centrali, invece ve lo dico subito, sono già presenti all'interno della rosa della Juventus, perché anche qui avrei potuto fare il fenomeno, come per Alisson in porta, probabilmente avrei potuto dire Van Dijk al centro della difesa. Dico De Ligt e Chiellini, rimango umile e decido di giocare con due che sono già all'interno della rosa della Juventus, anche perché Chiellini si spera che poi la prossima stagione possa essere al 100% dopo aver superato un infortunio e per gli ultimi anni di carriera che possa ricoprire un ruolo indispensabile da capitano della Juventus al centro insieme a De Ligt, che è un giocatore che abbiamo pagato tanto solo lo scorso anno e che avrà tantissimo da dare alla Juventus. Quindi i miei due centrali di difesa sono questi. Ve lo dico subito, la difesa... I centrali di difesa è l'unico reparto, insieme al ai portieri, che non ho voluto toccare. Il blocco che abbiamo attualmente mi va benissimo anche per il prossimo anno. Se ho messo un trattore a destra, ho deciso di mettere un trattore anche a sinistra, perché dobbiamo giocare offensivi, dobbiamo avere dei terzini che vanno e che tornano sempre, costantemente, con dei polmoni, con della tecnica, con della spinta, con della qualità. Quindi se abbiamo messo il non plus ultra a destra, a sinistra ci mettiamo un giocatore che ha avuto un grandissimo impatto con la nostra Serie A, che gioca nel Milan, che viene dal Real Madrid. Sto ovviamente parlando di Theo Hernandez, che è un giocatore che mi fa impazzire, che spero di poter un giorno mai vedere nella rosa della Juventus e che, secondo le statistiche, non ha nemmeno un prezzo così elevato. Si parla di 32 milioni di euro, anche se in realtà sono veramente consapevole e convinto che il Milan ne voglia molti di più, caso di cessione di questo giocatore che veramente ha tenuto su il Milan da solo in questa stagione di Serie A che ancora non si è conclusa. Sarebbe veramente molto bello vederlo a Juventus e solo dalla difesa c'ho la pelle d'oca e sono contentissimo, perché che difesa abbiamo fatto, che difesa abbiamo fatto. Davanti alla difesa non c'è più Pjanic, perché è stato venduto, dopo vedremo il valore di mercato di Pjanic in uscita. Ci mettiamo un giovane, che è Tonali, io ve l'ho detto, io sono contento e convinto che la Juventus possa provare ad investire su Tonali, anche se ci sono tante voci, si parla di Inter molto vicina al ragazzo. A me Tonali piace molto e vorrei metterlo lì davanti alla difesa della Juve e dargli la possibilità di sbagliare, perché i giovani devono sbagliare. Tonali sarebbe il play della Juve per un valore che si aggira sui 31.5, anche qua una cifra che mi sembra molto molto bassa e che non credo che possa corrispondere alla realtà, ma lo mettiamo lì. Poi ci sono le mezze ali. Allora, una delle due mezze ali è Bentancur. Lo teniamo lì, proprio per il discorso di mantenere l'identità della squadra effettiva che è la Juventus. Bentancur rimane nel centrocampo della Juve. Tonali avanti la difesa, Bentancur fa una delle due mezze ali, destra e sinistra, a differenza, a discrezione dei giocatori, come si trovano meglio. Però l'altro è un giocatore che già gioca in Serie A e che vorrei vedere tantissimo alla Juventus la prossima stagione. Il giocatore per cui a centrocampo andrei a fare la spesa più grossa in assoluto. In tanti dicono Pogba, in tanti dicono De Bruyne. Io vi ho sempre detto che ho un altro nome in testa per quanto riguarda sia il cartellino, sia la carta d'identità, sia le caratteristiche tecniche. Sto parlando di Sergej Milinkovic-Savic, che vorrei veramente lì, in mezzo al campo, uno stangone, una statua, un gigante tecnico allucinante dal granché tecnico, che può ricoprire quello che era il ruolo di Pogba negli anni d'oro di Pogba alla Juventus, ma che veramente potrebbe essere devastante in ugual maniera. Il cartellino dovrebbe aggirarsi sui 64 milioni di euro. Anche qua mi sembra una cifra forse un po' bassina, forse si potrebbe pagare addirittura qualcosina di più. È anche ovvio che bisogna poi andare a considerare il discorso Covid, che potrebbe aver ammazzato l'economia dei club, di tutti i club, sia in Italia che all'estero. Però vi ripeto, non stiamo a focalizzarci su queste cose, perché questo non è un video in cui vi dirò cosa succederà alla Juventus il prossimo anno. È un video in cui vi dico come giocherei io se avessi assolutamente nessun problema di fondi e potessi spendere quasi 200 milioni di euro sul mercato per andare a prendere tutti i giocatori che voglio. Quindi ci metto anche Sergej Milinkovic-Savic. Trequartista o esterno di destra, Paulo Dybala.
punta centrale o esterno di sinistra, Cristiano Ronaldo. Ripeto, a discrezione di come si possano trovare meglio i giocatori, se Dybala e Ronaldo si trovano meglio uno da una parte e uno dall'altra, se Dybala sarà meglio tra le linee e Ronaldo un po' più avanti, qua devono guardarci loro, non sono certo io, anche se dovessi essere davvero io l'allenatore della Juventus, non è che posso dire che loro giocano così perché lo voglio io, se loro saranno meglio in un altro modo, giocano come vogliono loro. L'importante è che poi ci sia un terzo giocatore che possa integrarsi alla perfezione nel concetto di Juventus e nell'egemonia, nell'armonia di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Quindi ho pensato, un centravanti, giovane, internazionale, di fama mondiale, che possa costare anche tantissimo e che si sposi alla perfezione con le caratteristiche di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, chi può essere? Ce n'è uno e uno solo, nel mio immaginario collettivo, dovessi andare a prendere un centravanti per la Juve, non avrei neanche un dubbio, ok? Non sono i soliti che si leggono sui giornali, non è Milik, non è Icardi, non è Gabriel Jesus, bensì stiamo parlando dell'uragano Harry Kane, un giocatore veramente assurdo, assurdo che non credo che vedremo in Italia, forse nemmeno si muoverà dal Tottenham, adesso questo è tutto da vedere, però quello lì sarebbe veramente il giocatore più bello da vedere come centravanti, uno dei giocatori che può anche giocare per la squadra, non solo per l'interesse personale, un giocatore che può benissimo fare 20-30 gol in un campionato e farne fare 20-30 anche a Dybala e Cristiano Ronaldo. L'obiettivo è quello lì, arrivare a un certo punto in cui hai i terzini che attaccano, ok? Attaccano tantissimo e difendono tantissimo con De Ligt e Chiellini che devono tenere sulla baracca, un evento che deve giocare ampiamente a viso aperto, con Bentancur e Milinkovic-Savic che devono aiutare Tonali nell'impostazione, ma soprattutto nell'equilibrio, perché se giochiamo con due terzini del genere bisogna veramente stare lì attaccati, e infatti secondo me con due terzini simili ha più senso Dybala trequartista e Cristiano Ronaldo ed Harry Kane là davanti a fare centravanti, però anche qua è tutto da vedere, però sicuramente sarebbe una concezione di calcio che mi va a genio e sono sicuro che andrebbe a genio pure a voi, poi magari non funziona neanche, magari li metti davvero tutti insieme e prendi 30-40 gol a partita, però Harry Kane là davanti lo vorrei, 120 milioni di euro, li abbiamo spesi, non ci pensiamo più, ci chiudiamo gli occhi, ok, li abbiamo spesi, ce li abbiamo, questi sono gli 11, vi metto la grafica della formazione come dovrebbe essere, questi sono gli 11 che vorrei in campo, i miei 11 per la Juventus 2020-2021, allenatore Luca Toselli, sono questi. Fatemi sapere se vi piace qui sotto nei commenti, ma non abbiamo finito, perché adesso andiamo a parlare della panchina e delle cessioni, e poi tiriamo una riga con tutti i conti. Ve li leggerò molto velocemente, perché tanti di questi nomi sono già all'interno della rosa Juventus, quasi tutti, alcuni sono comunque già nell'orbita Juventus. I panchinari sono Buffon, che rimane panchinaro, rimane secondo portiere per tante, troppe motivazioni che non voglio neanche stare a spiegarvi particolarmente. Poi c'è Danilo, che rimane come vice, ovviamente può giocare indistintamente sia a destra che a sinistra in caso di necessità, questo non è un problema. C'è Bonucci stesso, che vorrei trattenere, perché è comunque un giocatore indispensabile, perché è comunque un giocatore che si sposa alla perfezione con Chiellini, si sposa molto bene con De Ligt, potrebbe essere quello che fa rifiatare, potrebbe addirittura essere il titolare sorpresa al posto di uno dei due, ma non penso che questo reparto difensivo in questo momento abbia bisogno di particolari restyling, perché riusciamo ad unire la freschezza di De Ligt e De Miral, che vorrei trattenere anche lui, insieme all'esperienza di Chiellini e Bonucci. Esce Rugani, ok, Rugani esce, va via dalla Juventus, una cessione che ci porta 12 milioni di euro nelle casse, freschi, 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 ovviamente le cifre sono sempre quelle che prendiamo dal sito, ed entra invece Romero, che è già un giocatore della Juventus, che rientrerebbe, dato che l'abbiamo già comprato, e si metterebbe a disposizione per essere un po' il quinto centrale. Anche qua non credo che possa succedere che Romero possa decidere di fare il quinto centrale, però la risposta è sempre quella, è un gioco, cerchiamo di fare la Juve più stellare possibile, e poi ci guardiamo, qualcuno dovrà non giocare, ma che possano giocare tutti, eh? Se ne va Alexandro, 40 milioni di euro il suo valore. Chi entra? Un terzino sinistro che è già di proprietà della Juventus, che è entrato nell'orbita Juve lo scorso anno, in scambio con Spinazzola. Stiamo ovviamente parlando di Luca Pellegrini, che quest'anno è stato in prestito al Cagliari, e che comunque a prescindere mi auguro di rivedere il prossimo anno bianconero, perché è un giocatore che mi piace tanto, italiano giovane, e anche lui, stesso discorso che abbiamo fatto per Tonali. Deve giocare e deve sbagliare. Se la Juventus sarà disposta a fare questo, ecco, Luca Pellegrini è un profilo ideale e che vorrei vedere davvero nel prossimo anno. E poi ricambio adatto per quel tipo di giocatore, perché esce Teo Hernandez, entra Pellegrini, sono entrambi offensivi, sono entrambi veloci, sono entrambi tecnici. Ovviamente probabilmente Teo Hernandez è un giocatore di livello più alto rispetto a Pellegrini, ma Pellegrini potrebbe arrivarci a quei livelli lì, eh? Abbiamo detto, è uscito Pjanic,
facciamo uscire anche Matuidi e facciamo uscire anche Khedira. Abbassiamo l'età media della squadra, ok? E guadagniamo anche qualcosina, me li vado a leggere. Pjanic 52 milioni di euro, Matuidi 10.5 milioni di euro, Khedira 5.5 milioni di euro. Ora, io credo che Khedira 5.5 milioni di euro ci sarebbe da fare una festa, perché non penso veramente che il cartellino di Khedira possa essere così alto. Secondo me Khedira potrebbe andare fuori dalla Juventus a parametro zero, con una rescissione contrattuale. 5 milioni e mezzo di euro veramente sarebbe tantissimo, ma ci atteniamo a questi valori. Matuidi 10.5 potrebbe anche corrispondere a realtà, bisognerà vedere un po' l'ammortamento, probabilmente con 10 milioni e mezzo fai plusvalenza, addirittura cedendo Matuidi. Pjanic 52 milioni, credo che sia una valutazione abbastanza veritiera, una cessione di Pjanic potrebbe effettivamente portarti quell'ingresso economico, ma tanto, ancora una volta, chi se ne frega? È un gioco, i soldi sono solo finti, come quelli del Monopoly. Tengo in squadra invece Ramsey e Rabiot, semplicemente perché, come abbiamo detto prima, qualcuno all'interno della rosa della Juventus lo tratteniamo e noi possiamo venderli tutti, quindi qualcuno lo dobbiamo tenere. Non stravedo per i due, penso che Ramsey sia un giocatore comunque in grado di dire la sua all'interno della rosa della Juve, in grado di poter giocarsi anche magari eventualmente un posto da titolare o come primo subentrato, come prima riserva in assoluto dopo i tre centrocampisti che abbiamo messo a titolare. Rabiot, un giocatore forse un pelino indietro, ma che abbiamo visto poter ricoprire anche il ruolo di centrocampista davanti alla difesa, e quindi dovesse eventualmente Tonali avere il raffreddore o non essere particolarmente in forma in quel periodo, potremmo metterci Rabiot, che è un giocatore molto alto, molto grosso, anche a centrocampo uno così non fa mai male davanti alla difesa, potrebbe almeno prendere tutti i palloni di testa. Se Rabiot deve fare il titolare nella Juventus, un po' storco il naso. Se è il quarto, il quinto, il sesto centrocampista, secondo me ci sta benissimo. E poi un giocatore che tante volte io ho detto non voler vedere ancora la Juventus per un semplice motivo: la carta entità, insomma, inizia ad essere vecchio, ma un giocatore che ci ha dato tantissimo. Sto parlando di Arturo Vidal, ve lo dico subito, che compriamo per 11 milioni di euro, e voi direte, Vidal 11 milioni di euro, tanta roba. Semplicemente ho pensato a un giocatore che non è più giovanissimo, che torna alla Juventus anche per ragioni affettive, che vuole provare a rivivere certi stati d'animo, certe emozioni che l'hanno accompagnato nel passato, no? E che non abbia tutta questa pretesa di giocare, ma che in caso di necessità si faccia comunque trovare pronto. E Vidal è anche un giocatore abbastanza universale, perché, come abbiamo detto per Rabiot, può fare il perno davanti alla difesa, qualche volta l'ha fatto, non tantissimi, perché comunque c'era Andrea Pirlo, l'ha fatto più Marchisio di Vidal, ma potrebbe benissimo farlo, dare un po' più di equilibrio, anche magari con qualche anno in più sulle spalle, ok, di carriera, potrebbe benissimo arretrare per fare un ruolo che teoricamente, tra virgolette, potrebbe garantirgli meno dispendio energetico. Poi potrebbe fare la mezzala di destra, potrebbe fare la mezzala di sinistra, addirittura volendo un terzino destro più bloccato, se proprio vogliamo, un esterno di destra in un centrocampo a 4, se proprio vogliamo, un'emergenza, se c'è bisogno da tenere lì Arturo Vidal, farlo correre sui palloni, farlo marcare a uomo un determinato giocatore, e addirittura qualche volta in passato, ricordo forse una partita con il Genoa, il marcatore in difesa. Quindi eventualmente un jolly, un giocatore che a questo punto si mette totalmente a disposizione della Juventus, proprio perché la sua carriera comunque l'ha fatta, i migliori anni della sua carriera li ha avuti la Juventus, e dice, beh, sai cosa, io torno alla Juve, mi metto a disposizione della Juve, sono un giocatore della Juve, faccio quello che mi chiede la Juve. Quindi ho identificato Vidal solo per questo, non perché penso che sia necessario averlo titolare a centrocampo e perché magari è nostalgia, ma solo perché un tipo di giocatore di quel tipo suona malissimo, un tipo di giocatore così serve in tutte le squadre, e Vidal potrebbe essere quel giocatore. Poi c'è Cuadrado che vorrei tenere, sempre lo stesso discorso di Jolly, possiamo metterci con due linee a 4, una in difesa, una a centrocampo, potrebbe benissimo fare il terzino di destra e di sinistra, l'esterno di sinistra, o se proprio anche il terzino di sinistra, se capita la necessità e siamo messi malissimo, siamo messi da panico. Però Cuadrado è un giocatore che mi piace, è sicuramente un Cuadrado come riserva, è tanta roba, è un lusso, e nella stessa Juventus di quest'anno abbiamo visto che Cuadrado è forse uno dei giocatori più positivi, quando è in partita Cuadrado deve giocare. Se ne va Douglas Costa, ne parleremo tra poco, entra Kulusevski, perché nella mia testa nessuno mi toglierà mai dalla testa che questo sarà eventualmente già il prossimo anno il cambio che farà la Juventus farà partire Douglas Costa e farà entrare Kulusevski. Pinsoglio e Romero, come vi avevo già detto, sono due che rimarranno alla Juventus per fare le riserve, e poi ho pensato che a questa Juve è necessario avere anche un attaccante di riserva.
un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per Vidal. Un giocatore che ha già fatto un certo tipo di carriera, ok? Che vuole provare per l'ultima volta un palcoscenico importante, ok? Che è disposto anche a fare la panchina, che non vede di primissimo pelo il fatto di essere un titolare inamovibile, ma che allo stesso tempo è un giocatore di livello e che anche in palcoscenici importanti come la Champions League può ancora dire la sua e buttare dentro il pallone. E soprattutto che garantisca equilibrio a quel tridente là davanti. Ora voi direte, eh sì, hai fatto un identikit di un giocatore che non esiste, una roba impossibile, ma chi è che si mette a disposizione di una squadra in questo modo? Adesso io ci ho pensato un bel po'. Mi è venuto in mente un solo giocatore che potrebbe fare tutto questo. In realtà sono due, perché uno potrebbe essere Benzema, voglioso di provare a cambiare area e ritornare ad avere Cristiano Ronaldo. Ma non dovesse essere Benzema. La Juventus potrebbe benissimo decidere di far scadere il contratto a Gonzalo Higuaín garantendogli queste aspettative per l'ultima stagione in bianconero. Poi anche qua vedremo se Higuaín tornerà effettivamente alla Juve. Stesso discorso di Rabiot, non si sa dove siamo finiti per questo rientro in Italia. Però dovessimo fare un discorso del genere Higuaín, ok Gonzalo, tu non vuoi lasciare la Juve, non vuoi andare in questa squadra, non vuoi andare in quell'altra, va bene, tu rimani, è l'ultimo anno di contratto alla Juve, però sappi che non parti primo nelle gerarchie, sappi che se vorrai conquistarti il posto da titolare dovrai lottare in allenamento tutte le volte, perché non sei più un ragazzino, perché comunque guadagni uno sproposito e la Juventus avrebbe più piacere a cederti e monetizzare l'ultimo anno di ammortamento del tuo cartellino. Facci vedere che meriti il posto da titolare. Dovesse essere così, noi te lo diamo. Però sappi che parti un passo indietro. Ecco, un Higuaín in questo tipo sarebbe allucinante. Se ci pensate, abbiamo Harry Kane, Cristiano Ronaldo e Dybala che sono i titolari. In panchina, se proprio le cose vanno male, ci sono Cuadrado, Kulusevski e Higuaín. Che io lo dico, li mettiamo in una squadra di medio livello in Serie A. Questi arrivano nelle prime posizioni. Portano la squadra in alto. È un attacco di livello ancora per la Serie A. Breve carrellata delle uscite per quelli che non abbiamo ancora citato. Dicevamo Rugani 12 milioni di euro, Alessandro 40 milioni di euro, De Sciglio 9.5, Pjanic 52, Matuidi 10.5, Khedira 5.5, Bernardeschi 28. Oh, 28 milioni di Bernardeschi, sarei contentissimo. 28 milioni da Douglas Costa, la somma è 181.5. Quindi con queste cessioni di questi calciatori la Juventus avrebbe quasi 200 milioni di euro di tesoretto. Invece con gli acquisti, Alexander-Arnold 99 milioni, Theo Hernandez 32 milioni, Tonali 31.5, Milinkovic-Savic 64, Harry Kane 120, Pellegrini 0 che è già nostro, Vidal 11, Kulusevski è già nostro 0, Romero è già nostro 0, per un totale di 357.5 milioni di euro. Quindi le spese meno le entrate ci dà un passivo di 176 milioni di euro. Quindi secondo il sito che abbiamo citato in precedenza, la Juventus con 176 milioni di euro, quelle cessioni e quegli acquisti riuscirebbe a creare quella formazione. Potrebbe eventualmente succedere in realtà? Ve lo dico subito, no. No, perché se ci pensate dovremmo andare ad acquistare Alexander-Arnold dal Liverpool e non credo che ce lo diano. Harry Kane e non credo che ce lo diano. Vidal non penso che possa mai accettare di fare quel tipo di ruolo. Higuaín non penso che possa accettare mai di fare quel tipo di ruolo. Milinkovic-Savic potrebbe accadere, ma come dicevo nella live su Instagram, e se non l'avete vista ancora una volta seguitemi su Instagram perché facciamo spesso delle chiacchierate un po' così tra storie live, la Juventus non spende quasi mai soldi per i centrocampisti, figuriamoci se paga Tonali 32 e Milinkovic-Savic 64. Sono 100 milioni di euro per due centrocampisti che secondo me andrebbero a costare ben di più di queste cifre. Quindi queste cifre forse sono basse addirittura negli acquisti e alte nelle cessioni, quindi no, non credo che possa mai accadere tutto ciò. Però io adesso voglio sapere la vostra, la stessa domanda che mi ha fatto Carmelo, io la giro a voi. La vostra Juventus, immaginaria, senza problemi di budget, cercando, ve lo dico io, di mantenere un'identità con la squadra che abbiamo adesso, quindi con i giocatori che abbiamo già in rosa, per il prossimo anno, come sarebbe schierata, con quali giocatori, con quali ingressi, con quali cessioni? La risposta ovviamente me la dovete lasciare qui sotto nei commenti. Se ancora non avete lasciato il mi piace, siete ancora in tempo, fatelo, perché questo è un video veramente lungo e ci metterò una marea ad editare, quindi fatemi capire se questo tipo di video vi può piacere. E come vi ho già detto, rimanete sintonizzati sul mio canale Instagram, sul mio profilo Instagram, con le mie storie, perché una domanda di questo tipo arriverà presto e dove arriverà presto anche il sondaggio per costruire voi la Juventus del prossimo anno. Quindi chi tenere, chi cedere, chi comprare, secondo delle news di mercato che leggiamo tutti i giorni sui social media, sui giornali, dappertutto.
Ragazzi, questa era il primo episodio di una serie che non ho ancora idea di come chiamerò, lo metterò nel titolo, creerò la playlist, vediamo come va questo primo episodio e vediamo se possiamo replicarlo in futuro.